Dovrebbe essere collegato con noi già anche Paolo Belvederesi. Ciao Paolo. Ciao, buongiorno. Mi sono Ciao, perso buongiorno. su cos'è la guerra, perché No, Eugenio stava spiegando che, come dire, in qualche modo gli americani potrebbero decidere se soffiare sulla situazione cinese legata ad Evergrande, che potrebbe comportare anche, diciamo così, un peggioramento delle condizioni anche per altre aziende. E paragonava questo a una guerra finanziaria. Quindi, ovviamente il tema è Evergrande e le ripercussioni che Evergrande può avere e che cosa ti aspetti da questo punto di vista, Paolo. Ma sai che noi abbiamo scritto già una settimana fa sul tema di Evergrande in maniera di un Certo. campanello d'allarme. Secondo me non è da sottovalutare perché parliamo comunque di un Nulla. settore strategico, di un settore strettamente collegato al mondo finanziario. L'esposizione di questa società è principalmente nei confronti delle banche, poco nei confronti del mercato, cioè l'80% del debito è debito nei confronti delle banche, il resto nei singoli investitori. E quindi il rischio è più un rischio sistemico legato poi all'impatto sulle banche, sul sistema finanziario e bancario cinese, piuttosto che rischi di perdite sugli investitori, che comunque ci saranno, ma saranno limitate. Ovviamente. L'impatto sul settore bancario a sua volta comporterà che le banche cinesi dovranno ridurre sensibilmente il rischio sul settore, con quindi una Certo. restrizione del credito, tant'è vero che già si parla di misure di aumento del reserve ratio da parte della PBOC per poter effettivamente controbilanciare questa Certo. eventuale restrizione del credito. Quindi sicuramente un elemento di rischio aggiuntivo ai mercati che non va sottovalutato perché parliamo comunque di una piccola società. E poi c'è tutto il settore che continua ad essere pesantemente colpito, quindi c'è il rischio sistemico legato alle altre aziende del settore, chi è esposto al settore immobiliare sostanzialmente continua a ridurre l'esposizione su una serie di titoli. E questo pesa sensibilmente, aumenta il rischio sistemico in Cina. Quindi sostanzialmente noi abbiamo un mercato cinese azionario in cui titoli tech e internet sono stati massacrati, titoli del settore stesso sono stati massacrati. Cioè, comincia veramente a scricchiolare. A quel punto la finanza cinese ne risente e ovviamente poi ci sono le ripercussioni sui conti macro. Abbiamo visto l'andamento delle vendite al dettaglio di questo mese in Cina veramente deludente, un aumento del 2,5 contro attese sopra il 7, se non sbaglio. Questo sta ad indicare un raffreddamento importante della propensione al consumo dei cinesi, in parte dovuto anche alle misure restrittive del governo per il contenimento del Covid, però comunque sia c'è una locomotiva cinese che sta rallentando e sappiamo poi quello che questo comporta a livello di crescita globale. Eh sì, Paolo, e tra l'altro bisogna anche dire, no, che tutto questo impegno del governo cinese, di Xi Jinping, nel cercare di creare questo, come dire, in questa fase di ripresa di certi valori legati al sociale che hanno spinto a tutte le decisioni, che non è qui il caso di ripercorrere, ma che a cui abbiamo assistito di recente, quelli che hanno portato titoli come Alibaba, adesso ve lo faccio vedere, a scendere, ma non da oggi, ma da tempo. E qui persone che cercano di dire attenzione, perché se la Cina intraprende questa china, non è un paese come da noi che si fa a quota 100 un governo e quello dopo la disfa. E lì sono scelte legate, cioè a un idealismo che hanno l'incipit di voler essere più durature. Quindi bisogna fare attenzione, se noi guardiamo che cosa succede ad Alibaba grafico, insomma, questo è un problema che viene da molto lontano e viene esattamente da quella mancata quotazione di Ant, siamo a fine ottobre, inizio novembre dello scorso anno, esattamente quando prende il rimbalzo del Nasdaq, il movimento rialzista
delle borse americane e delle borse europee, comincia il trend, guardatelo qui, di Alibaba, lo si vede bene. E credo che questo sia un contesto molto difficile, Paolo, e credo anche che tutta la situazione di Evergrande, è vero che è una situazione, cioè qualcuno parla di Lehman Brothers, qualcuno qua, è un contesto un po' più piccolo e un po' più locale, però poi i rendimenti dei bond corporate saliranno a livello globale, io credo. Cosa pensi? Non necessariamente, nel senso che secondo me, per quanto riguarda il rischio sistemico, riguarda soprattutto il mercato cinese. Possono salire rendimenti solamente se si assiste ad un de-risking forzato da parte di quei fondi macro che hanno esposizione ai bond cinesi, che quindi gli aumenta la volatilità del portafoglio e per ridurla sono costretti a ridurre l'esposizione. Altrimenti penso di no, salvo che ovviamente i rendimenti non salgano per altri motivi legati alla riunione della Fed di questa settimana e ad altri motivi e alle attese appunto di aumenti dei tassi legati al tema inflazione, che continua ad essere un tema particolarmente preoccupante. Beh, insomma, e poi vorrei dire anche per Antonello che ci segue, dice, ma non mi è chiaro questo harakiri finanziario della Cina. Devo dire che in un contesto di misure molto ampie, riferite, come ripetevo prima, al contesto sociale cinese nei suoi 360 gradi, credo che in questo momento per Xi Jinping la borsa rappresenti un angolino. È per noi, siamo noi qui, community, che abbiamo messo la borsa al centro perché siamo appassionati di mercati. Credo che per Xi Jinping la borsa non sia al centro del problema e credo che uno che fa delle riforme che vincolano in questo modo il capitalismo a tutto sia interessato, sicuramente magari anche a certi tipi di protezione, ma di sicuro non troppo alla protezione di certi investitori. Come dire, anzi, credo che le leve del mercato della finanza le vorrebbe lontane, no? Lui, quindi tipicamente credo che le decisioni siano prese per altri motivi e che la borsa sia, dal punto di vista decisionale, per quanto impattante, però marginale nel processo decisionale, poi semmai da confrontarsi sui mercati. Dico credo perché io ovviamente non conosco bene la situazione cinese, ma la conosco abbastanza da dire, diciamo così, che è difficile capire chi ha una cultura, chi vive in un contesto molto diverso dal nostro. Non possiamo prendere i nostri parametri e applicarli là, è un ragionamento di tipo diverso. Paolo, che settimana ci aspetta? Questa settimana c'è la Bank of England, la Federal Reserve, la Banca Nazionale Svizzera, la Bank of Japan e la Bank of China. Cinque banche centrali che devono parlare di politica sui tassi di interesse. Quindi possiamo dire che, a parte la BCE, questa è la settimana delle banche centrali. Che cosa succede, Paolo? Beh, il focus sarà ovviamente sul tema del tapering per la Banca Centrale Americana. Tapering inteso sia come ritmo della riduzione del piano di acquisti che del timing del suo varo. Interessante la riunione della Bank of England perché impatterà senz'altro sull'andamento della sterlina. Gli ultimi dati sull'inflazione in Gran Bretagna sono stati particolarmente caldi. L'inflazione in Gran Bretagna è destinata a schizzare perché i costi delle bollette andranno alle stelle e quindi probabilmente c'è da attendersi un atteggiamento piuttosto restrittivo da parte della Bank of England e quindi possibile aumento del possibile apprezzamento della sterlina sull'euro e sul dollaro a causa appunto di aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Bank of England. E sulla Fed, appunto, abbiamo detto la Banca Centrale Svizzera non darei affatto peso, mentre potrebbe essere interessante la Banca di Giappone. Bene, allora direi che diciamo così, cerchiamo di capire. Banco Giappone, previsto che i tassi rimangano fermi a meno 0,1. Va bene, Paolo, direi insomma che il quadro mi sembra abbastanza chiaro. Ti aspetti che i ribassi di borsa si amplifichino o che più o meno abbiamo fatto quello che c'era da fare? No, secondo me siamo all'inizio.
Secondo me siamo al giro di boa perché vabbè, l'abbiamo scritto da un po', questo tema dei tre picchi, tra l'altro hanno scritto anche un articolo sul Sole prendendo spunto dalle nostre analisi la scorsa settimana, questo tema dei tre picchi, quindi il picco macro, il picco degli utili, il picco delle agevolazioni fiscali e monetarie è presente. Nel commento di apertura di questa mattina enfatizziamo il tema del picco fiscale in cui sostanzialmente si assisterà nel 2022 ad una contrazione importante della spesa pubblica americana, quindi ridurrà l'impatto sull'economia. Se mettiamo assieme una situazione di aumento dell'inflazione che porterà la Fed a almeno non essere più così tanto accomodante, associata ad proiezioni degli utili in contrazione legati all'aumento delle materie prime e alla contrazione dei margini. A questo aggiungiamo minori stimoli fiscali e minori stimoli monetari, si fa sicuramente più fatica ad essere bullish rispetto a quanto non lo fossimo mesi fa. Bene, bene Paolo, allora grazie di essere stato con noi.